attenzione al ciclope dirò, il mio nome è nessuno. E il cavallo di legno chi è furbo come me. Ulisse con mani giganti, Ulisse non trema perché sa usare la testa, la forza non basta, così vincerà. C'è Penelope poi, quella tela che lei forse mai finirà. Lo scontro tra Atene e Poseidone si fa sempre più aspro. L'astuzia di Ulisse avrà la meglio. Scesa la notte, Ulisse e i suoi uomini escono allo scoperto e mettono a ferro e fuoco Troia, distruggendola. I greci ripartono, ma una nuova minaccia incombe sulla sorte di Ulisse. Ulisse sta per essere travolta, capo! Magnifico! Non dovremmo neanche attaccarla per rubare l'oro che trasporta. Basterà ripescarlo quando la nave sarà affondata. Tenetevi! Ci sto venendo addosso! Non riesco più a governare la nave! Aiuto! Vieni, aggrappati a me! Appena in tempo! Vattene, non pensare a me! Sono più forte di quello che credi! Tenetevi forte! Attenti! Leo, Filò! Forza! Aiutami a legarla! Ce l'abbiamo fatta! È inutile! È come se una forza misteriosa ci stesse trasportando! Basta così! Fermi! Ulisse è arrivato dove volevo. Adesso ci penserà mio figlio Polifemo a sistemarlo. La tempesta si è calmata improvvisamente. E il timone funziona! Ehi, qualcuno viene a liberarci! Calma, calma! Perimede, guarda che bei pesciolini! Che ne dici di cucinarceli per cena? Spiritoso! La nave non ha subito molti danni, Ulisse. Comunque sarà meglio fermarci per fare delle piccole riparazioni. Laggiù c'è un'isola. Approderemo là. La nave è così danneggiata... Ci vorranno parecchie ore prima di arrivare all'isola. E intanto stiamo morendo di fame. Non mi ricordo nemmeno più l'ultima volta che abbiamo mangiato. Forse era ieri. O l'altro ieri. E chi lo sa? Qualcuno ha visto i miei calzari? Li ho tolti prima di schiacciare un pisolino e quando mi sono svegliato erano spariti. Voi due ne sapete niente? Io no. E tu, Euriloco? Io neppure! Sarà, ma un paio di calzari non hanno mai camminato da soli. Se scopro chi me li ha rubati, potete star certi che non la passerà liscia. Lo sapevo! Avete mangiato i miei calzari, razza di animali! Spero che vi siano piaciuti! Mancavano un po' di sale, cambiami! Fermatevi, che ora vi do anche il digestivo! Prendi questo! E quest'altro! Leo, sto leggendo! Non puoi combattere da un'altra parte con i tuoi nemici immaginari?
Spostati tu, insieme ai tuoi amici immaginari. Meglio avere degli amici che dei nemici. Sia pure nemici immaginari. Sei proprio una femminuccia. Dannata spada! Povero Leo, a quanto pare hai trovato qualcuno più forte di te. Perché non ci provi tu, Saputella? E tu prova a leggere. E che ci vuole? E allora? Ecco, dice che... Forse se lo rigiri è meglio. Va bene, va bene, va bene. Purtroppo non so leggere, d'accordo? Sono un guerriero io, mica sono una femminuccia. Anche Ulisse è un guerriero. Il migliore di tutti. Perché ha imparato, oltre che dalla vita, anche dai libri. Perciò, se vuoi diventare come lui, oltre a esercitarti con la spada, ti conviene imparare da subito a leggere e scrivere. Ma ci vuole un mucchio di tempo. Se vuoi, io sono disposta ad aiutarti. D'accordo, ci penserò. Chissà se laggiù ad Itaca il mio Telemaco ha degli amici. Lo scoprirai presto, Ulisse. Riparata la nave, tornerai a casa da tua moglie e da tuo figlio. Che cosa succede, ragazzi? Ulisse, le scorte sono finite. E gli uomini hanno fame, e anch'io. D'accordo. Domani esploreremo l'isola in cerca di cibo e di acqua. Ora dobbiamo accontentarci di questo pesce secco. Meglio di niente. Ehi, è di tutti e due. Come mi sto fermo? Torna subito qui. Tanto non mi scappi, sai? Leo, deciditi, resti o vieni con noi. Io... Ecco, se non avete bisogno di me... Dai, muoviti! Che devi fare sulla nave? Non posso, ho un impegno. Che cosa devi fare sulla nave, Leo? Ho promesso a Filò di imparare a leggere. Sta diventando proprio un ragazzetto diligente. Anche se sospetto ti interessi più la maestra dei libri. D'accordo, restate pure a bordo, ragazzi. Ti affido la nave e il Penore. Torneremo al più presto con le provviste. Parti pure, Ulisse! I miei occhi sono vecchi, ma sanno vigilare come quelli di un giovane falco! Forse l'isola è disabitata. Questi campi sono sconfinati e fertili, eppure sembra che nessuno li coltivi. Per mille pernici rosolate, se non trovo subito qualcosa da mangiare, io muoio! Venite a vedere! Oh. Una zappa! Ma è enorme! C'è anche un forcone! Ma chi può maneggiare cose simili? Senza dubbio un essere gigantesco, però almeno sappiamo che qui ci vive qualcuno. Sì, un gigantesco pigrone che non ha voglia di lavorare la terra! Ma se non mangia i prodotti dei propri campi, che cosa mangia? Di qualunque cosa si nutra, mi auguro che voglia venderci quello che ci serve. E che rispetti i doveri dell'ospitalità invitandoci a pranzo. Andiamo a cercare la sua casa. Zot ha trovato qualcosa. Guardate, un recinto per animali, accanto a quella grotta. È qui che abita il nostro gigantesco pigrone. Deve possedere un grosso gregge. Ecco perché non coltiva la terra. Gli serve come pascolo per le bestie. Tanto meglio! Mi piace molto di più la carne della verdura. Beh, sempre già. Che abbia intenzione di invitarci a pranzo. Intanto vediamo se è in casa. C'è nessuno? Siamo marinai greci e veniamo in pace. C'è qualcuno in casa? Deve essere uscito con il gregge. Perché non diamo un'occhiata? Magari troviamo qualcosa da mettere sotto i denti prima che torni. D'accordo, andiamo. Narciso,
era una creatura bettissima. Bellissima. Quelle sono due L, Leo, non due T. Bellissima, come te. Dai, continua a leggere. Ma era stato condannato a non potersi mai spellare. Specchiare, Leo, specchiare. Il padrone di casa deve avere delle dimensioni enormi. È una fame anche più grande della mia, per mille capretti in sola moglia. Guardate che forma di formaggio! Prendiamone una testa e filiamocela da qui. Non siamo venuti per rubare, Perimede, ma per chiedere. Il nostro ospite sta rientrando. Lo convincerò a venderci qualche formaggio e qualche agnellino. Bene, ci siete tutti. Possiamo chiudere. Chi c'è in casa mia? Chi ha osato violare la dimora di Polifemo? Siamo in trappola, che cosa facciamo, Ulisse? Sento odore di esseri umani. Venite fuori, tanto vi scoverò lo stesso. Scusaci, signore, se siamo entrati mentre eri assente, ma... Avevamo fame. Sono sicuro che anche tu rispetti l'ospitalità come vogliono gli dèi. Gli dèi, io me ne infischio di loro. Polifemo è più grosso e forte anche di Zeus e fa quello che vuole. Ma non hai nulla da temere da Polifemo, straniero. Mi piace avere degli esseri umani per cena. Secondo una predizione, se Narciso si fosse specchiato sarebbe morto. Il ragazzo però era molto curioso di conoscere il proprio aspetto. Anch'io sarei curioso di sapere come sono fatto. Beh, sai una cosa, non perderesti molto. Davvero spiritosa. Narciso ci riuscirà mai? Vai avanti e lo scoprirai tu stesso. È proprio questo il bello della lettura. Arrivò nei pressi di un laghetto, dalle acque trasparenti. Incredibile! Preferiscono leggere che mangiare questi pochi pesciolini che ho miracolosamente pescato. Ma forse sono solo un vecchio brontolone che ha dimenticato quanto l'amore tolga l'appetito. Oh. Oh. No, prego, signori, venite alla mia tavola. Ho proprio voglia di un antipastino. Fatemi prendere. No, lasciami. No. No. Maledetto, maledetto. Dobbiamo farti appagare. Fermo, Euriloco, è troppo grande e forte anche per tutti noi messi insieme. L'antipasto non era male, ma io ho ancora fame. Ci divorerà tutti! Bisogna fermarlo! Dove siete? Dove siete? Venite qui! Devo escogitare qualcosa. Il vino! Presi! Pietà! Narciso non riuscì a resistere e si specchiò nell'acqua del lago e immediatamente si innamorò della propria immagine. Non potendo ovviamente toccarla, rimase immobile sulle sponde del lago a fissarla. Io comincio a preoccuparmi, ragazzi. È già notte inoltrata e di Ulisse nessuna notizia. È vero, è spuntata la luna.
Ma ero così immerso nella lettura che non me ne sono nemmeno accorto. Continueremo un'altra volta, Leo. Va bene? Ma mancano solo poche pagine alla fine. Presto, venite! E Zot sta tornando! Ed è solo! Dove stai andando, Ulisse? Ma cosa fai? Ehi. Vuoi anche offrire del vino a quel mostro? Ho un piano. Gradisci un po' di questo nettare per terminare il tuo lautopasto? Sei coraggioso o pazzo, straniero? Potrei mangiare anche te e bere tranquillamente il mio vino. Ho deciso di correre il rischio, Polifemo. Perché? Ho appena divorato 4 dei tuoi compagni. Dovresti odiarmi. La colpa è stata nostra. Siamo entrati in casa tua senza permesso, facendoti arrabbiare. Ma sono sicuro che dopo aver bevuto insieme potremo parlare e ragionare più serenamente. Dai qua! Sei strano come tutti gli esseri umani. Qual è il tuo nome? Nessuno. Il mio nome è Nessuno. Allora dammi altro vino, Nessuno. Ecco il vino. Bevi a volontà. Buono! Ancora! Mi gira un po' la testa. No. Dorme profondamente, è il momento di agire. È completamente ubriaco. Potete uscire. Forza! Tutto quello che ha bevuto non si sveglierà tanto presto. Ma come faremo a uscire di qui? Quel masso è enorme! Non riusciremo a spostare quel masso nemmeno fossimo in 100. Non preoccupatevi, sarà lui stesso ad aprirci la porta. Non state lì impalati, datemi una mano. Coraggio. Voglio che questo legno diventi la lancia più appuntita che si sia mai vista. Basta così, amici. Adesso è perfetta. Nascondiamoci, presto! Maledetto! Non ci vedo! È tutto buio! Aiuto! 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 Accorrete! È la voce di Polifemo. Sta gridando. Deve essergli successo qualcosa. Sarà ubriaco come al solito. Andiamo a dare un'occhiata. Che cos'hai, Polifemo? Mi ha accecato! Ma chi ti ha accecato? Nessuno! No. Chi è stato? Nessuno! Che vi avevo detto? È ubriaco. Andiamo. Ma sì, il nostro Polifemo sta benissimo. E domattina avrà solo un gran mal di testa. Mi hanno abbandonato! Dove siete? Maledetti! Non un fiato! Voglio farvi a pezzi! Non potete sfuggirmi! Preso! Oh no! È solo una delle mie pecore! Maledette bestiacce! Con voi tra i piedi non li troverò mai! Via! Via fuori di qui! Forza, belle! Forza, uscite! Ha aperto la chiusura della grotta. Dobbiamo approfittarne. Una, due, tre... Guardate! Sta controllando le sue pecore una ad una. Come faremo a passare? Forse ho un'idea. Seguitemi. Dobbiamo nasconderci sotto la pancia degli animali. È l'unico modo per uscire di qui. 35, 36, 37. Andiamo! 49, 50, 51, 52. Cinquantatré. Cinquantaquattro.
55. Fermati tu, il mio montone, la bestia più preziosa del mio gregge. Vai anche tu, addio. Ah, credevate di giocarmi! Fuggiamo, presto! Ti ucciderò nessuno, lo giuro! Andiamo! Presto, presto! Non mi sfuggirete! Da questa parte! Ci andiamo da questo dirupo! Faremo prima! Sì, sì, sì! Vedete! Forza, sbrigatevi! Ti ho trovato finalmente! Sei mio, nessuno! Giusto in tempo, ragazzo! Correte, svelti! Maledetti! Mi vendicherò! Presto, presto! Felice di vederti, vecchio mio. È stato Zotta ad avvisarci che eravate in pericolo. Ci speravo quando è fuggito dalla grotta di quel maledetto ciclope. Nessuno! Tutti ai posti di manovra! Padre mio, guarda come hanno ridotto il tuo povero figlio! Che la tua vendetta sia tanto orribile quanto le mie ferite! Ci sta tirando addosso le rocce! È inaudito, potente Zeus! Quel maledetto Ulisse ha osato accecare Polifemo, il mio amato figlio! Lo ha fatto solo per difendersi! Tuo figlio voleva mangiarselo! E allora Ulisse poteva non entrargli in casa per derubarlo! Aveva fame e voleva comprargli del cibo! Che sia maledetto! Che sia maledetto tu e tutta la tua stirpe! Esigo la sua vita! Mai! Che non veda più la sua patria! La mia vendetta sarà tremenda! Basta! Sarà il fato a decidere la sorte di Ulisse. E solo il fato. Così è deciso. Come desideri, signore degli dei. Mi rimetto alle tue parole, saggio Zeus. Qualcosa mi dice che tra quei due non è affatto finita qui. Ci rivedremo. Ci puoi scommettere. Se deve essere il fato a decidere, non è detto che non si possa aiutarlo. Eccola là, li abbiamo ritrovati finalmente. Adesso il bottino che trasportano sarà nostro. Ordino l'abbordaggio? No, ho un'idea migliore.